Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Buon rientro dalle ferie a chi già è rientrato come me. Buona prosecuzione a chi si gode anche questa settimana di vacanza. Magari non mi guarderete neanche e fate bene, vi dirò, perché ogni tanto staccare un po' dalle cripto male non fa. Io, come vi dicevo, ho terminato le mie ferie, sono tornato un po' più sul pezzo, quindi ricominciamo con i nostri video, con le nostre analisi, i nostri live, insomma le nostre attività quotidiane di aggiornamento. L'unico gruppo, l'unico canale, scusate, social che ho tenuto più attivo anche durante le ferie è stato quello Telegram, proprio perché lo utilizzo per dare un feed sulle mie posizioni, sull'andamento del mercato e sui miei pensieri nel caso di movimenti importanti, ovviamente, dato che eravamo comunque in vacanza, non è che ogni giorno vi aggiornavo, ma visto che ci sono stati movimenti interessanti, qualcosa l'ho scritto. Quindi io vi invito ovviamente a unirvi al canale Telegram se ancora non l'avete fatto, perché è un po' la risorsa principale ultimamente. Oggi invece siamo qua per fare un po' il punto sulla situazione grafica di Bitcoin e delle altcoins, quindi per capire come ci stiamo impostando, ecco, cosa è successo in questa settimana, fare un piccolo recap e cercare di buttarli un paio di scenari, un paio di idee. Quindi appunto è un po' un ritorno sul pezzo, diciamo così. Vi ricordo che tra l'altro la serie Trading Consapevole è terminata la prima stagione, ma non è finita qui ovviamente. A breve annuncerò la seconda, che è quella dedicata all'operatività, quindi non perdetevela, ci sto iniziando a lavorare in questo periodo, insomma sto cercando di recuperare un po' tutto. Se apprezzate sempre i miei video, i miei contenuti, cortesemente lasciatemi un bel like a questo video per dimostrarmelo e per incentivarmi sempre a continuare a produrre contenuti di qualità. Iscrivetevi, mi raccomando, al mio canale, cliccate anche la campanellina per non perdervi mai nessun video, rimanere sempre sul pezzo e non perdervi appunto neanche la seconda stagione di Trading Consapevole quando uscirà. Seguitemi anche sugli altri social, trovate tutti i link in descrizione. Adesso basta chiacchiere, torniamo di nuovo sul pezzo e andiamo a vedere che cosa ci ha combinato Bitcoin e che cosa ci sta combinando. Seguitemi. Quello che vedete qui è il grafico di Bitcoin compreso tra le sue due direttrici principali che ne contengono, diciamo così, per adesso il movimento. Partendo dal basso, vedete, abbiamo questa uptrend line molto importante che è in vigore, diciamo così, da metà maggio, quindi da un po' di mesi, mentre da sopra abbiamo questa downtrend line, vedete, qua sotto colleghiamo i minimi crescenti, qua sopra invece i massimi decrescenti, e la downtrend line è in vigore invece da fine giugno, ovviamente da quando si è formato il massimo locale, il top del movimento parabolico che abbiamo tracciato in questo folle bull market che ci ha portato da $3,100 a $14,000. Insomma, poi abbiamo avuto i primi sell off, abbiamo avuto questa fase di correzione, lateralizzazione, insomma chiamiamola come vogliamo, che è tuttora in corso. Il fatto ovviamente che la uptrend line sia più longeva, più duratura, insomma esista da più tempo rispetto alla downtrend line non ci deve stupire, perché ovviamente, come vi dicevo, siamo guardando la situazione dall'alto, vedete, da lontano, con un time frame più ampio, in un bull market estremamente marcato. Questa è la situazione settimanale, giusto per darvi una panoramica appunto a volo d'uccello. Vedete, abbiamo questa fase di bottom, poi abbiamo l'esplosione, il movimento parabolico, i primi sell off e il movimento laterale. Come vedete, ho tracciato per darvi un riferimento i livelli di Fibonacci e vedete che come chiusura delle candele rispetto proprio all'interezza del movimento, quindi shadow to shadow, dal minimo al massimo, siamo arrivati a un ritracciamento del 38,2, poco meno in realtà. Vedete, il 38,2 è subito stato rifiutato, la chiusura qua sotto è stata subito rifiutata da una candela engulfing la settimana successiva, quindi possiamo dire che bene o male è il bottom attuale dal punto di vista settimanale. Ovviamente non vuol dire che sarà questo, ma per ora è il livello più basso che ha retto meglio, quindi capite che è una correzione tutto sommato esigua, e quindi se non dovesse ritracciare ulteriormente, cioè stando a questa ipotesi, siamo comunque in un bull market ancora estremamente pronunciato. Questa potrebbe essere, guardando ancora più dall'alto, quindi ad esempio su time frame mensile, una prima ondata, vedete, a un unico impulso verde, completamente verde, e di una, non so, un
un movimento, sapete, non so se seguite la teoria di Elliott, potrebbe essere la prima onda rialzista di un'eventuale continuazione successiva poi. Quindi questa sarebbe la correzione, poi si continuerebbe verso nuovi massimi. Il ritracciamento è estremamente, estremamente esiguo. Quindi per ora lo scenario è ancora fortemente bullish. Ritorniamo tuttavia sul time frame giornaliero, che ci fa capire le cose un po' meglio per quanto riguarda i movimenti dell'ultimo periodo. Li ho riassunti un po' anche, magari partiamo proprio da lì. Sul canale Telegram ho postato proprio oggi una flowchart. Sapete che ultimamente mi sono messo a postare questi schematismi, diciamo così, che cercano di rappresentare nella maniera più pragmatica possibile la mia mente malata. Quindi cerco di tradurre appunto in un flusso di cose, di eventi, nonché di azioni, decisioni e condizioni, ciò che vedo nel mercato. Quindi lo rendo il più oggettivo possibile, il più comprensibile possibile. Vi invito nuovamente a seguirmi innanzitutto sul canale Telegram, che è totalmente gratuito e sarà sempre così come tutti i miei contenuti. Trovate il link sempre in descrizione. Per farvi vedere un po' meglio questo flowchart, però non ve lo faccio vedere da Telegram, che la risoluzione è tremenda, ma lo guardiamo direttamente dalla fonte, così intanto vi aiuto a leggerlo. Vedete, in verde mostro un po' quegli eventi nonché condizioni positive, bullish, in rosso quelle bearish, in grigio quelle neutrali e in blu ci sono le decisioni, le condizioni, anzi, qua in questo caso la chiusura della candela giornaliera è quella che poi mi fa decidere che cosa fare a seconda di quello che fa, ma ci arriveremo dopo. Allora, come vi dicevo, le condizioni di partenza, che sono quelle che vedete a sinistra, sono: siamo in correzione dopo un forte impulso rialzista parabolico, quello che vi ho mostrato prima, quindi il bias di medio periodo, perché comunque stiamo parlando di un movimento che ha orizzonte di qualche mese, è bullish. Seconda condizione di partenza, siamo in prossimità al prezzo di equilibrio di 10.800 dollari, che è un livello, vedete, fondamentale in quanto fa da, come si può dire, prezzo di equilibrio di questa fase laterale nella quale ci troviamo, che effettivamente ora siamo in range trading, siamo, in una fase orizzontale tra due movimenti. Il primo, quello precedente, è un impulso parabolico, quello che seguirà è da vedere, ovviamente, nessuno ha la sfera di cristallo. Pertanto, è importante nelle fasi laterali, appunto, individuare i cosiddetti prezzi di equilibrio, che è il prezzo al quale il mercato tende da un lato o dall'altro, è quello che lo fa sentire a suo agio, è la comfort zone, diciamo così. Quindi questo cluster di supporto a resistenza, attualmente ancora a resistenza perché non lo abbiamo di nuovo violato al rialzo, è quello che aiuta a definire un po' il bias intraday, se vogliamo, quello di brevissimo. Ci fa capire in che direzione spinge, in che verso spinge la gravità. Semplicemente, se ci troviamo sotto, la gravità spinge verso il basso, in particolare se lo abbiamo appena violato dall'alto verso il basso e magari lo retestiamo anche con una zuccata, e se invece ci troviamo sopra e magari appunto lo retestiamo, la gravità spinge di più verso l'alto, ci fa un po' capire appunto il bias di brevissimo. Questo quindi è il discorso del 10.800. Attualmente ci troviamo in prossimità, senza particolare direzionalità, perché, vedete, lo abbiamo approcciato, non c'è nessun tipo di respinta, non lo abbiamo ancora bucato, siamo lì e quindi è una condizione di neutralità. Abbiamo la presenza di un'uptrend line che ha respinto innescando domanda, perché guardate, l'uptrend line ogni volta che è stata testata e abbiamo tentato, il mercato ha tentato, i sellers hanno tentato di violarla, ha generato domanda. Vedete questa wick, qua abbiamo una zona di lateralizzazione che però vedete presenta multiple respinte del prezzo da parte dell'uptrend line, in particolare questa, vedete, breakdown, falso breakdown e così via. Qua ancora una volta abbiamo una wick che ha respinto, genera domanda. Qui abbiamo altra domanda, molto più recente, due volte a fila addirittura, vedete? Wick, domanda e ora vedete abbiamo un'altra fase di respinta che c'è da vedere dove arriverà, quando si esaurirà quest'altro impulso di domanda. E quindi questo ovviamente è una condizione bullish, nel senso c'è domanda ancora in quell'uptrend line lì, è molto significativa. Tant'è che, come vedrete tra poco, la uso come condizione per un particolare setup. Infine, abbiamo l'ultima condizione, un po' più bruttina, che è il sell-off impulsivo e violento che abbiamo avuto da 12.000 a 10.000. Quindi questo impulso ribassista, vedete, candelone rosse engulfing con discreti volumi, in realtà non pazzeschi, però non da sottovalutare, perché sono candele molto ampie che si sono mangiate
mangiate il cluster di resistenza senza neanche quasi rimbalzarci sopra, quindi è un sell-off estremamente violento che ovviamente imprime direzionalità di brevissimo da qua in poi, quindi dall'inizio, dal primo engulfing in poi, direzionalità ribassista. Tutto questo messo insieme cosa ci dice? Che c'è un po' di tutto, c'è un putpourri di cose che mi fa dire no trade zone, quindi siamo in fase di indecisione, siamo al centro del triangolo, vicini al prezzo di equilibrio, con un po' di condizioni bullish, un po' bearish, quindi per me è no trade zone. Ovviamente è interessante durante le no trade zone ipotizzare scenari, quindi cercare di capire cosa fare e quando farlo, proprio per essere pronti alla prossima mossa del mercato. Quindi da qui derivano le successive decisioni, diciamo così, basate su cosa? Su un'eventuale chiusura della candela giornaliera. In particolare, guardate, qua ho posto tre condizioni che ovviamente non rappresentano lo spettro complessivo di tutte le possibilità che esistono, però sono le tre condizioni di innesco per me di possibili scenari. In particolare, se la candela giornaliera dovesse chiudere sopra ai 10.800 con volumi maggiori rispetto al sell-off, cosa vuol dire? Che buchiamo il cluster di resistenza, chiudiamo sopra di esso e con volumi superiori, vedete, a queste due candele in particolare. Vorrei vedere un bel volume alto, quindi una mossa sostenuta, un rialzo sostenuto che mostra che la domanda sovrasta l'offerta, mi fa capire quello. Questo mi dà l'opportunità di un long aggressivo. Perché aggressivo? Perché comunque è ancora un po' prematuro, nel senso, sì, abbiamo chiuso qua sopra, abbiamo un po' di domanda, però non abbiamo ancora conferme, quindi è una posizione molto aggressiva e come tale presenta un buon reward ma un buon rischio di posizione annesso. Tra poco poi vediamo un'ipotesi di posizione. Se al contrario la chiusura della candela giornaliera dovesse essere sottostante all'uptrend line, quindi una chiusura sotto a questa linea bianca che è, vedete, molto importante, e se vediamo che la chiusura di questa candela in particolare non genera nuovamente domanda, quindi stavolta cedono i buyers, lasciano spazio alla svendita, allora ahimè questo innesca una possibilità di short su breve termine. Ovviamente perché su breve termine? Perché comunque il quadro generale è ancora bullish. La situazione, il mid-term bias è bullish, e quindi attenzione a inquadrare gli short con il giusto orizzonte temporale per non farsi, insomma, poi stoppare involontariamente sul lungo periodo. Infine, una chiusura molto superiore ai 10.800 mi dà ancora maggior interesse in una situazione long. Perché? Perché ovviamente tanto più la domanda sovrasta il cluster, tanto più chiudiamo qua sopra e tanto più c'è presenza di buyers, e quindi c'è voglia di aprire una posizione long, opportunità, proprio perché ci fa vedere che il movimento in rialzo è sostenuto. Quindi il confronto da fare è di ampiezze delle candele e volumi. Quindi confrontare queste due candele, questi due volumi, vedete qua sotto, con i volumi nel movimento rialzista. E già lì si capisce un po' dov'è che c'è più sostegno. E inoltre capire quanto sono ampie le candele di attacco al cluster dai due lati. Candela più lunga significa maggior aggressività e di conseguenza maggior sostegno in quella direzione. Pertanto una candela bella lunga che chiude sopra i 10.800 con volumi superiori al sell-off, un long più cauto, che è il best case scenario per me, proprio perché a me piacciono le posizioni caute e concordi al bias di medio periodo, quindi long. Le andiamo a vedere adesso le posizioni, quali potrebbero essere, che sono quelle che ho specificato qua in fondo alla flowchart. Allora, ve le faccio vedere direttamente sul grafico. Allora, partiamo dalle posizioni long. Posizioni long direi che si utilizza come prezzo di riferimento il cluster, visto che sono basate su di esso, quindi un breakout dal cluster con volumi. La cosa più interessante da fare è proprio utilizzare il cluster stesso come supporto e quindi come entry.
Quindi si può utilizzare, vedete, quest'area tra i 10.007 e i 10.800 e 900, poi dipende ovviamente sempre dall'ampiezza della candela di breakout, perché se la candela è più lunga, chiaramente è, insomma, va un po' seguita, non si può tenere gli stessi entries di una candelina che chiude appena sopra, capite bene anche questo. E al contempo, cioè aggiungo anche un'altra cosa, se la candela dovesse chiudere appena sopra, attenderei una conferma per evitare di cadere trappola di un falso breakout. Quindi vorrei vedere una situazione abbastanza chiara, ecco. E utilizzerei appunto la zona di cluster come entry area, e come zona di invalidazione ci potrebbe stare ad esempio il minimo sotto alla candela di breakout. Quindi supponendo che questa candela rompe a rialzo e chiudiamo qua sopra con tutti i crismi visti prima, l'entry metteremo un bel limit buy in quest'area, insomma poi a discrezione del trader si può dividere in più frammenti, insomma ci sono varie tecniche, e lo stop sotto, vedete, a questa candela qua, in modo da dire, boh, se ce la rimangiamo vuol dire che è invalidato il movimento stesso. E questo è uno. Ovviamente anche nel caso di chiusura molto lontana, cioè abbastanza lontano dal cluster, quindi la situazione più bullish che abbiamo notato prima, e magari potremmo utilizzare, vedete, questi top, quindi magari mettere anche ad esempio in zona 11.000 un entry, insomma poi tutto ovviamente dipende da dove arriva la candela stessa. Ci aggiorneremmo poi in ogni caso sul gruppo Telegram, sul canale Telegram, sugli eventuali entries. Infine la situazione di short, quindi un'eventuale rottura dell'uptrend line, quindi chiusura qua sotto, cosa mi farebbe pensare? Mi farebbe pensare al fatto che questa uptrend line è stata violata, non innesca più domanda e pertanto i buyer sono un po' esausti. Pertanto un entry short, magari anche a mercato, poi c'è da vedere un po' come viene rotta a ribasso, cioè se abbiamo un impulsone oppure se abbiamo un timido tentativo, quindi come in questo caso magari conviene aspettare una conferma, quanti volumi abbiamo in gioco, e quindi questo ci fa capire un po' quando e come agire. In ogni caso si potrebbe tentare un market sell, quindi uno short a mercato con stop loss a questo punto direi sopra alla zona di cluster, e un take profit intelligente potrebbe essere ad esempio quest'area qua, vedete, i 9.000, 8.008, 9.000, oppure vedete qua c'è un piccolo consolidamento volendo anche i 9.002, primo take profit 9.002, secondo 8.008, ecco ad esempio, che sono un po' gli entries che avevamo ipotizzato per eventuali long, insomma, quindi vedete che poi le posizioni sono complementari. In ogni caso, ecco, questo sarebbe l'inquadramento di uno short. E per i long invece un primo take profit potrebbe essere la downtrend line, scusate, e poi eventualmente utilizzare i massimi nel caso di sua rottura. Nel caso di rottura della downtrend line, ecco, io non chiuderei magari la totalità della posizione, ma soltanto un frammento, proprio perché sarebbe un bel segno di continuazione rialzista. Rottura della downtrend line, nuovi massimi più alti, questi sarebbero segni di volontà di ripresa dell'impulso rialzista, di un successivo impulso rialzista da parte di Bitcoin. Quindi questo sarebbe davvero davvero interessante. Direi che questo è quanto per il punto di oggi, di quello che è successo nell'ultimo periodo. Vi invito di nuovo a iscrivervi al canale Telegram per rimanere sempre sul pezzo in tempo reale, praticamente come penso una cosa ve la condivido. Tra l'altro è stato molto interessante ad esempio per quanto riguarda il periodo di Ferragosto, se mi avete seguito sapete che io avevo aperto una posizioncina long con due entry in seguito a questo forte movimento, che poi sono stati tragicamente confutati. Però nonostante quello, con un po' di risk management, vi ho tra l'altro descritto step by step quello che è stato fatto in tempo reale, non dopo che le cose sono già successe, e sono riuscito a uscire in break even. Ho chiuso due trade, uno con più 0,2R e uno con meno 0,2R, riuscendo a cavarmela, vedete, anche in una situazione così tragica, quindi un movimento così ribassista, con due entry long tra l'altro, sono riuscito a uscirne discretamente pulito. Quindi questo
Lo uso come esempio di nuovo per ricordare che il trading non è prevedere quello che accadrà, quindi non pensate che fare trading, cioè essere un bravo trader, significhi beccarci il più delle volte, cioè riuscire a prevedere il mercato. Quello no, quella è fortuna, perché non si può prevedere il futuro. Un bravo trader riesce a gestire le varie situazioni in maniera, insomma, razionale, senza farsi prendere dalla mano, senza dire ma lascio aperta la posizione sperando che vada. Quando si vede che qualcosa non va, la si chiude, la si modifica, si gestiscono gli stop loss, insomma, c'è tutta una componente appunto di risk management, di position management, anche perché una volta che la posizione è aperta non è che la si lascia lì, ma si cerca di seguire quello che il mercato ci dice poi di volta in volta. Quindi è davvero importante capire questo, io sto cercando di trasmetterlo anche a voi, con la serie Trading Consapevole, di cui ho finito la prima stagione. Ho visto che è stata molto apprezzata e mi fa davvero tantissimo piacere. Approfittatene se non l'avete ancora vista per guardarla. Ve la lascio qui nella schermata finale, la playlist con tutti gli episodi, perché tra poco, adesso non so bene quanto, ci ho iniziato a lavorare oggi, ma inizierò la seconda stagione dedicata all'operatività, quindi concretezza proprio all'ennesima potenza. È davvero, io lo reputo una sorta di corso di trading dalla A alla Z, totalmente gratuito. Io ve lo metto a disposizione qui. Insomma, altri credo che vi farebbero pagare per una cosa di questo tipo. Io ve la sto offrendo gratuita. Magari la qualità non sarà all'altezza, non lo so. Io faccio sempre del mio meglio, quello che so io lo condivido con voi e spero, insomma, che venga sempre apprezzato come già fate. Se volete, insomma, contribuire così al canale, diciamo così, visto che tutti i contenuti sono gratuiti, utilizzate i miei referral link per gli exchanges o per acquistare il Ledger, li trovate sempre in descrizione. Io ve ne ringrazio. Ragazzi, che dire, io vi saluto con questa pillola di analisi e ci vediamo alla prossima, adesso che siamo tornati a regime, al rientro dalle ferie. Buona serata!